Ascoltatrici e ascoltatori di RDM, buongiorno, un saluto da Emanuele Barbieri e ben ritrovati con 5 minuti di informazione finanziaria, la nostra rubrica in collaborazione con la BCC Felsine, puntata da non perdere. Nostro ospite è Fabio Palmieri. Se state guidando, rallentate perché dovete ascoltare assolutamente quello che vi sarà raccontato. A breve parleremo dei mercati, parleremo del trading online e di un mito da sfatare. Prima di tutto, Fabio, grazie di essere con noi. Ciao. Ciao Emanuele, buongiorno, un saluto a tutti i radioascoltatori. Fabio, allora, dicevo prima che avremmo parlato del trading online e forse più esattamente avrei dovuto dire delle piattaforme che offrono i servizi di trading online, cioè la possibilità di acquistare delle azioni e di vendere delle azioni sulla rete online, appunto, azioni della borsa. E queste piattaforme, queste app promettono di fare tutto ciò con dei costi di esecuzione molto bassi. Dunque, tante promesse. Non so se si può parlare in questo caso di solide realtà, ma forse di solidi miti che si sono creati negli ultimi tempi intorno a queste piattaforme. Ce ne puoi parlare? Ma allora, diciamo che negli ultimi anni molte piattaforme hanno iniziato a pubblicizzare, soprattutto sul web e sui social, facili guadagni roboanti a doppia cifra attraverso il trading online. E quindi purtroppo molte persone, tra cui anche molti giovani o giovanissimi, hanno cercato di approcciarsi, ma spinti da questi facili guadagni, in un'attività che in realtà è un'attività molto, molto difficile, e in cui i tassi di riuscita sono estremamente limitati, cioè per l'utente medio, per l'uomo della strada, per la persona che non sia competente in materia, approcciarsi al trading online, dicono le statistiche. Non esistono statistiche ufficiali perché qui, diciamo, sono i broker che ogni tanto diffondono numeri, ma si parla di cifre comunque di persone che regolarmente perdono e che dopo poco lo abbandonano, che stanno fra 70, 80, 90% a seconda, insomma, dei broker che rispondono. Fabio, sono percentuali elevatissime, eh? Non si parla più di trading online, ma qui si parla di casinò online. Tra l'altro, sui loro siti, delle maggiori piattaforme di trading online in questo momento, c'è scritto il 60% degli investitori che utilizzano questa piattaforma perde i propri soldi e se loro scrivono 60, forse la tua percentuale è molto più plausibile. Tra l'altro, è cambiata anche la semantica, non so se ci hai fatto caso. Adesso hanno anche loro cominciato a dire, rivolgendosi a dei potenziali investitori, utilizzatori delle piattaforme, se credete che l'economia crescerà nei prossimi 30-40 anni, allora cresceranno le azioni, cresceranno i valori delle azioni, è il momento di investire. E investite tutti i mesi 30 euro, 20 euro. Dunque, di fatto, quel famoso mito della crescita stratosferica, neanche loro ci credono più, come si dice, le bugie hanno le gambe corte. Ma speriamo, speriamo perché la pazienza e l'attaccamento alla realtà comunque sono due cose che fanno bene nella vita, perché promettere facili guadagni, oddio, qualche colpo di fortuna può capitare, ma statisticamente non è significativo. Quindi diciamo che le piattaforme si stanno un po' rivoluzionando, anche se continuano a esserci molti, molti gatti e volpi, diciamo, in giro che cercano di attirare le persone con guadagni che poi in realtà purtroppo non sono reali. Ecco, dire guadagno il 10% al mese, usa la mia strategia, va oggi di moda. Uno dei fenomeni che va più di moda è quello che si chiama copy trading, cioè io ti do una mia strategia che magari ha funzionato per una settimana o per 5 giorni, oppure io metto in piedi 100 strategie, seleziono solo quelle che vanno bene e dico fate come me. Ma ovviamente non c'è un processo di due diligence, quindi non c'è una conferma poi che quei dati, primo, siano veri, secondo, siano sostenibili. Quindi molto spesso anche qui siamo nel campo delle favole. Hai beccato il termine giusto, Fabio. Favole. Forse però ne abbiamo bisogno tutti di favole, anche quando si è adulti. Ma alla fine, se poi se si perde solo dei soldi, se ci si limita a perdere dei soldi e perdere dei soldi non vuol dire perdere la salute, far del male alla gente che sta intorno a te, alla fine sono solo soldi. Però quando perdere dei soldi diventa poi un problema più profondo, questo è meno bello. Tra l'altro, la storia della favola, no? Mi ricorda sempre me con Lodi e Pinocchio. Bisogna farla leggere ai bambini, ai ragazzi giovani, questa
questa storia e studiarla per bene, perché sarebbe un modo per evitare a volte nella vita, ecco, troppe favole che ci vengono raccontate e cui abbiamo a volte tendenza a credere. Sì, le persone ci sbattono il naso, poi purtroppo il momento in cui se ne rendono conto è sempre quello in cui le perdite vengono concretizzate. E un altro invece diciamo, delle truffe, qui invece si tratta proprio di vera e propria truffa, su cui vorrei mettere in guardia tutti i radioascoltatori, sono quei siti che promettono guadagni roboanti e chiedono di affidare somme invece importanti del patrimonio. Questi di solito sono schemi Ponzi, cioè dove inizialmente viene riconosciuto l'interesse pattuito, e però al momento di chiedere indietro la somma investita, iniziano a chiedere ulteriori conferimenti, quindi iniziano a chiedere ulteriori versamenti per poter avere indietro la somma investita. E qui si capisce che le persone non arriveranno mai indietro i propri soldi. Tra l'altro, lo schema di Ponzi, hai ragione di parlarne, ne abbiamo parlato anche parlando di criptovalori con il tuo collega di Villanova di Castenaso, è il più subdolo, perché la gente è poi incentivata a far entrare altri investitori nel sistema, nolente volente lo fa e poi scopre che è una truffa, dunque non c'è soltanto il truffatore iniziale, ma tutti diventano anche un po' complici della truffa. E quello che dicevo prima, sai, fin quando perdi soldi, alla fine sono solo soldi, ma quando cominci a perdere la fiducia degli amici, la stima, casomai anche un po' di salute, lì diventa brutto. Fabio, però stiamo parlando forse un po' troppo male del trading. Ci sono effettivamente delle piattaforme, come dicevi tu prima, di trading online che sono nel miglior caso delle favole, a volte anche delle truffe. Le favole, come si dice, impegnano soprattutto non chi le racconta, ma chi ci vuole credere. Però si può fare del trading anche seriamente, perlomeno lo spero, e cerco di farlo tutti i giorni. Voi cosa offrite a quelle persone che hanno voglia di fare trading in modo serio? Allora, noi abbiamo strumenti di trading che consigliamo solo agli operatori più esperti, quindi cerchiamo attraverso il questionario MiFID di filtrare e quindi di mettere in guardia. Poi ovviamente le persone sono padroni dei propri soldi, del proprio futuro. Per chi invece voglia investire in maniera un pochino più consapevole e soprattutto in maniera meno rischiosa, esistono degli strumenti non prettamente di trading, ma esistono degli strumenti che permettono di investire sui mercati azionari, e come dici tu, i tempi per ottenere ritorni sono sicuramente tempi lunghi. Ora, i 30 anni sono tempi estremamente lunghi, però la storia ci insegna che sicuramente orizzonti temporali lunghi sono una delle poche, non dico certezze, ma delle poche costanti nel produrre risultati. Le persone che riescono a tenere questi orizzonti temporali hanno avuto risultati nel passato estremamente interessanti, molto interessanti, però la pazienza è una delle tre doti che dovrebbe avere l'investitore medio, che richiama un po' mi sembra che fossero i tre precetti di Siddhartha. So digiunare, so aspettare, so pensare, una cosa del genere. Ecco, diciamo che quelli dovrebbero essere i tre dogmi dell'investitore. Chiaro, i tempi lunghi fanno parte di quelle competenze, di quel savoir-être, come direbbero i francesi, per poter fare anche trading. Io tra l'altro i 20, 30 anni, 40 anni l'ho proprio sentito dire da un maggiore esponente di una delle principali piattaforme adesso di trading in Europa e mi sembrava che la semantica era chiaramente cambiata, cioè non dico che prima queste cose loro non le sapessero, però non penso che fosse l'angolo, come dire, la focale con la quale fino adesso vendevano la performance della loro piattaforma. Forse mi sono sbagliato io. Comunque la pazienza serve e se avete la pazienza di aspettare fino alla settimana prossima, fino alla prossima puntata, parleremo di un altro interessantissimo tema con Fabio Palmieri della BCC Felsinia, perché parleremo dei vostri risparmi e dei rischi finanziari legati, non si sa mai se le cose vanno male, se le banche vanno male. Cosa succede ai vostri risparmi, dei vostri soldi in banca? Beh, ne parliamo la settimana prossima con Fabio Palmieri della BCC Felsinia. State con noi dunque. Ciao Fabio, grazie, buon lavoro. Perfetto, grazie e un saluto a tutti gli ascoltatori. Da Emanuele Barbieri è tutto. Buona continuazione d'ascolto qui su Radio Dimensione Musica, la radio del vostro Appennino.